voglia di volley l'unico programma di pallavolo in Italia in collaborazione con volleyball.it Eccoci, 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 cari amici, ben ritrovati. Voglia di Volley, l'unico programma quotidiano di pallavolo in Italia. Pronti anche oggi, cari, per parlare di pallavolo con un grande ospite, ragazzi. Oggi torna a trovarci dopo la prima comparsata ormai quasi due anni fa, non ancora agli inizi degli inizi, delle gialli, delle giorni. E lo vediamo così tanto ingenuamente che tornerà addirittura proprio qui a Voglia di Volley. Ma questo, come cioè, dicevo, il Club e tanto altro, come sempre, nel 2013. Di giorni lavorativi, eh, per non vi stupite. Se il sabato non ci siamo, giusto, Luca? Eh, allora, innanzitutto, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci ascolta in replica perché oggi StreamYard mi ha detto: Ricorda di salutare anche quelli che ti guardano in replica. Non lo facciamo mai, quindi me l'ha detto StreamYard, io... ah, ragione, se lo, di se lo dice StreamYard, che ah, perché lo sapesse, lo la lo piattaforma saluto. grazie alla quale andiamo in onda simultaneamente su almeno otto postazioni a cui si aggiungerà di 1909 i podcast di Spotify, quindi salutiamo anche loro, salutiamo tutti. Eh, Ciao amici sì, di Spotify. Anche quelli che ascoltano in replica, quindi quelli che la sentiranno tra dieci anni sapranno questa cosa. Penso che tra dieci anni. Come stai Luca? Dunque, di cosa parliamo? Del mondiale? No, il mondiale no. No, il mondiale no. Ah, cioè, se, finito, mi, se, mi dici, se mi dici di no, allora non ne parliamo. No, io parlerei della prima partita. Poi, dopo era notte e ci siamo addormentati tutti. Juan il Sada, sì, io invece, invece ho, ho dormito e mi riguardo tutto con calma questa mattina. Poi mi sono svegliato. Oltre a essermi, ovviamente, spoilerato il risultato, ci sono anche rimasto male perché ieri voi, sì. dico voi, tu e, e il tuo amico Trebbi. E lei detto, ma sì, il livello non c'è, già, già finale italiana, forse il Sado è una squadra che ha qualche elemento, forse si potrà avere qualche partita, ma è già finale italiana, niente. Guarderemo la finale, adesso, adesso andiamo anche a mettere il sondaggio. Però, cioè, ieri mi avevate detto, boh, sarà una, una passeggiata, ma c'è cioè qualche elemento, ma comunque. È stata la po' partita... Eh sì, però per gli altri. Sì, beh, è già. Intanto, già allora iniziamo con un mondiale per club dove la prima partita inizia in ritardo di 20 minuti perché abbiamo calcolato. E ringrazio anche Beppe Cormio, dirigente della Lube, che mi ha raccontato di questa vicissitudine: che per arrivare al palazzetto, per fare dall'albergo al palazzetto 37 chilometri, ci hanno impiegato un'ora e 45. Ma tutte e due le squadre e anche gli arbitri. Ecco perché la prima partita è iniziata con 20 minuti di ritardo. Ho fatto un calcolo alla buona: andavano ai 21,20 km/h. Questo per tutti i 37 km Non male, eh? Betimi, Brasile, il traffico mi ha mandato delle foto dove sono tutti incolonnati e si muovono a passo d'uomo. A piedi arrivavano prima. Può essere, sì, probabilmente. A chi arrivavano prima. Senti, non sì. ti chiederò cosa è successo a Trento, perché lo, te lo chiedo tra poco. Anzi, sì, io, chi vista esatto, lo chiedo, lo, lo, no. lo chiediamo. Intanto, dice, il messaggio ce lo scrive Emanuele, lo riportiamo. Cosa è successo eh. a Trento? Oggi cercheremo di capire, visto che anche Lorenzetti ha detto delle cose, diteci anche la vostra se avete seguito la partita, ci dicono attenzione al taglio. Diciamo che sono già pronto quando Muzzoli mi querelerà e mi porterà via tutti. Ho già i capelli da carcerato in questo momento. Sono già pronto eh, anche a quello. Ma prima di questo, gli chiediamo il sondaggio guarderete le finali del Mondiale per Club? Non tanto per, interessal... cioè per quanto può essere interessante per importanza, ma anche perché ve le finali saranno a mezzanotte e mezza di domenica sera quindi troverete voglia e forza di guardarle Poi i anche Luca si ha ricordato gli ari giusti, e quella di stasera invece è alle nove, il derby italiano tu li guarderai? Sì sì, beh, per forza tanto vabbè, questa sera è alle nove quindi ci va anche benissimo a questo punto Abbiamo la matematica certezza di un club italiano in finale, a prescindere dal valore degli avversari, e anche questa è una buona cosa. Sì, eh, io pregustavo la finale italiana, però c'è da ricordare che comunque rimane una manifestazione sportiva, e come tale c'è da ricordare anche che ci sono gli avversari. Secondo me, spesso si dimentica questa cosa, si dà per scontato tutto. Ieri, per la prima volta, il palazzetto era veramente pi pieno. Mi è stato anche fatto notare con delle immagini che probabilmente è passato veramente il messaggio di Bolsonaro: cioè il covid non esiste, sembra di stare a Mondello, no? Il covid non c'è covid. E il palazzetto era pieno di gente, nessuna distanza, mascherine forse non tantissime. E il palazzetto pieno contro Trento a sostenere il Sada. Quindi il clima era una battaglia vera e il Sada l'ha interpretato nel migliore dei modi. Ricordiamoci che ci sono anche gli avversari, forse a volte ce ne dimentichiamo. Assolutamente, quindi morale della favola, voterai, sì, le sì, Sì, beh, si guardano a prescindere. Si guardano a prescindere. Oggi eccezionalmente anch'io voterò proprio quello che voti tu, quindi anche io voterò che lo guarderò, farò l'abbonamento a Sky proprio per l'occasione. Vediamo anche a voi se, come le guarderete e come farete eventualmente. Con insenne, Un eventuale insenne. tie break, no dopo finite a scrivere, a, break, a parlarne. No. Tardi, la notte, poi lunedì mattina. Intanto, sentiamo se ha qualche consiglio, colui che l'ha già fatto, intanto, Simone Serafini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, è Uno di quelli della notte, lui, esatto, eh, della... esatto. come va Simone? Come stai? Dai, se ci puoi già raccontare qualche impressione della partita di ieri. Ah, io tutto bene, Trento un po', un po meno, diciamo, eh. perché Ma la partita di ieri. Sì, in effetti è stata forse un, un pochino una sorpresa, ma eh, sicuramente il Sada Cruzeiro ha dimostrato di essere una squadra che deve essere mh, battuta perché ha comunque un livello non così scarso come magari abbiamo visto le altre contendenti, la squadra iraniana piuttosto che eh, la squadra argentina, che anche a livello fisico. Insomma, non sono sicuramente all'altezza di Lube e, e, e di Trento. Cono ci sono anche dei giocatori che conosciamo bene, come Wallace, come mh, il, il palleggiatore, Isaac, come, mh, Isaac, come anche okay. il palleggiatore. Insomma, gente nel giro della nazionale o anche protagonista in nazionale. Ieri, i, 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 obiettivamente, loro hanno fatto forse la partita quasi perfetta e. Mh, Sicuramente sono stati messi in, nelle migliori condizioni di fare il loro gioco, che è un po' il gioco loro brasiliano: no? insomma grande potenza, grande, velo grande palle veloci, soprattutto perché hanno ricevuto con uh, una percentuale che io, nel, nell'articolo su volleyball, l'ho definito da anni '90 perché una percentuale di positività e di ricezione del 75% più o meno. Mm. Insomma, sono percentuali che con la pallavolo di oggi con le battute di oggi sono un pochino rare da vedere. Purtroppo Trento non è riuscita a prendere il ritmo in battuta, mh, ha fatto tantissimi errori: 19, in tre, set, sono parecchi e zero. Ace, e quindi sai, il problema della battuta è che se sbagli, dai il punto per non sbagliare rallenti, loro dicevano bene, e palla in testa, soprattutto con. Mh, Isaac e Ottavio al centro, che sono due centrali molto fisici e molto forti in attacco. Chiaramente, poi per Trento diventa dura a giocare così tutta la partita. Sono stati in gara per un, un set, il secondo, un pochino il primo, ma chiaramente alla lunga eh, si fa fatica a organizzare un modo difesa sempre o spesso con palla praticamente in testa al palleggiatore avversario. Uh, di contro invece, sempre in una strategia brasiliana, diciamo così, il Sada il Cruzeiro ha menato da, subito dai 9 metri, hanno fatto anche loro degli errori, ma hanno anche ottenuto dei vantaggi tra Ace e, soprattutto, tante palle staccate. Quindi, eh, secondo me, la chiave di lettura è stata proprio la, questa grande differenza di, re, di resa al servizio di, delle due squadre. Quindi anche di una Trento diciamo costretta Luca a non entrare mai in partita quindi ti chiedo se hai visto anche tu solo tra virgolette eh, questione tecnica nel senso di come si è sviluppata la partita nel senso che poi se una squadra la battuta non gli gira dopo in quel caso Trento non è riuscita a riportare la partita sui binari giusti oppure se magari insomma, vedi più equilibrio tra le due squadre di quanto magari ne dicevate ieri. Sì, moltissimo equilibrio anche perché eh, il Sada ha veramente messo subito all'angolo il Trento, io ho visto in forza difficoltà il libero Zenger e non è la prima volta onestamente e, e poi anche nelle occasioni in cui Sbertoli comunque ha avuto palla in testa e aperto sui centrali, che ormai sta diventando una delle classiche e abbastanza solide di questa Trento, dall'altra parte della rete erano pronti a murare quindi sì, io dico che il Sada ha studiato molto molto bene Trento, deve averlo studiato anche in gare di campionato italiano perché ha letto molto bene il gioco di Sbertoli. Dall'altra parte c'era un Matei Kazinski che non mi sembrava al meglio della condizione. In alcune occasioni ho visto che non era il solito Matei pronto a buttarsi sui palloni e a rincorrerli con la solita veemenza, ma ho visto un passo un po' più rallentato. Quindi secondo me Matei, ieri non è facile saperlo dal Brasile a qui, ma non stava sicuramente benissimo e questo ha influito. E vedo una via che... Non spesso riesce a chiudere i palloni che gli arrivano, eh, anche a Modena l'ho visto. Ho visto un Lorenzetti gridare in più di un'occasione di tirare palloni con una certa violenza, mm. mentre lui a volte cerca delle pallette. Mi sembra mancanza di fiducia. Tutte queste cose insieme, poi quando hai un avversario che dall'altra parte gioca, sostenuto anche dal pubblico e con una sì. certa carica godistica, fanno la differenza. Comunque, confesso che non mi aspettavo un Sada a questo livello, quello no. Ci segnalano beh, due tematiche principali quando parliamo di Trento. Ieri già qualcuno aveva accennato al rendimento di Zenger, quindi non so se Simone ha ad aggiungere qualcosa, anche legato alla più nella P6 di Trento, eventualmente a rivedere così e poi ti, ti lascio la, la linea. Ma il modulo con le tre bande funziona sempre senza un opposto di ruolo, non si rischia troppo. Nonostante, ovviamente Micheletto ho detto che, poi sì, magari non è schierato come opposto, però, se c'è un giocatore di riferimento che mette giù più palloni comunque della media. Insomma, magari l'interpretazione potrebbe essere non troppo diverso averlo schierato in manda aeroporto, in quel caso, visto che i giocatori si intercambiano spesso. Ah, guarda, allora, per quanto riguarda la prima tematica di Zenger, non credo che sia stato un problema del libero, ma come ho detto prima, la formazione brasiliana ha attuato questa strategia di picchiare praticamente da, da subito forte dai 9 metri e chiaramente ripeto la ricezione di Trenton ha, ha subito eh, a parte qualche, più di qualche punto diretto ma soprattutto è stata costretta a staccare perché la palla dei battitori viaggiava veramente forte eh, se non sbaglio tutte e sei battono in salto spin e anche i centrali che solitamente non, non lo fanno ma eh, insomma trovavano anche degli angoli e delle potenze molto molto Uh, insomma, di alta velocità, quindi mh, hanno avuto veramente una resa ottima. Quindi, non credo sia stato un problema soltanto del libro, ma proprio mh, hanno. Uh, 30 subito in generale. Hanno provato se, quasi sempre a mh, ricevere in 4, come poi solitamente mm. fanno anche, uh, anche in un time out erano eh, nella P2. La via ha chiesto se poteva entrare per la ricezione a 4, ma non credo sia stato un problema di ricezione a 4. a 3. Per quanto riguarda la tematica dell'EP, allora, ieri in effetti, la P1 di, di, di Trento ha faticato. Si sono trovati, sì. si, si son trovati sia nel primo che nel terzo set, con la battuta del palleggiatore eh, di, di Fernando che eh, usava questo servizio, diciamo, un po' slice stile tennis a uscire da uno verso Kaziski che Kadischi faticava a darla perfetta e quindi si sono trovati sempre in situazioni di giocare anche su un servizio apparentemente non fortissimo, eh, una palla staccata. Io credo che sia stato un po' un, un caso perché solitamente la P1 di Trento non è una rotazione così complicata per loro da uscire, hanno l'Isinac al centro, che insomma è centrale d'attacco non indifferente, soprattutto e anche con palla staccata, hanno la via che attacca da zona 4, che è uno schiacciatore, quindi dovrebbe essere nella sua comfort zone, e Kaziski, che comunque attacca da 2, da zona 2, l'ha fatto per, un, per una vita. In più, ci sarebbe anche l'uscita della pipe di Micheletto, quindi mh, sulla carta Galiba dovrebbe essere serie. più difficoltoso, sì. Ma, ecco, non è la dotazione, secondo me, sulla carta peggiore che Trento ha, soprattutto ecco, per il trascorso dei ruoli che hanno eh, per il discorso invece del de, de, dei tre schiacciatori vabbè eh, insomma dopo una sconfitta no si guarda sempre tutto in negativo eh, un mese fa o quando è stata la Supercoppa tutti adesso sono stati lorenzetti per eh, la geniale trovata io credo che ieri mh, insomma o stanotte meglio dire non non sia stato un problema di modulo di, di formazione messa in campo o di ruoli. Credo che sia stata, come abbiamo detto prima, una eh, come posso dire, un'interpretazione molto, molto battagliera e positiva del, del del Sada, a cui è riuscito quasi tutto, eh, perché veramente a vedere la partita, soprattutto il, il, i due schiacciatori. Eh, Rodi e soprattutto il, uh, Lopez sembravano proprio indemoniati, cioè Lopez ha tirato a tutto braccio sempre e la palla prendeva il muro del, del Trento e andava dovunque insomma, mh, quelle partite in cui probabilmente anche forse uh, anche a mente sciolta, braccio libero ti riesce un po' tutto, non ci dimentichiamo che poi ieri era una partita comunque non decisiva, non da dentro o fuori, perché insomma tutte e due le squadre erano già sicure di passare, si doveva soltanto decidere il, il primo posto. Se vuoi vincere il Mondiale, se incontri Civitanova in semifinale o in finale, ti cambia poco. Quindi c'è anche questa componente, eh. ieri non era la classica partita da dentro o fuori, che ha sicuramente delle implicazioni morali e mentali diverse da una partita che contava, ma non era decisiva per l'assegnazione del titolo. Sarebbe curioso vedere, poi sarà curioso vedere il Sada Cruzeiro giocare la finale contro una delle due italiane. Se avrà questo braccio libero, questa insomma padronanza nei colpi e anche libertà di tirare a tutto braccio sempre. Circostanze appunto diverse, appunto approfittiamo per ricordare il fatto che questa sera eh, se ci sarà nelle 21 italiane, diciamo la semifinale, il derby italiano. Eh, vi chiedo come vedete le due squadre, come ci arrivano? Chiaramente lo, insomma, lo stato eh, dire, mentale è completamente diverso: che ha subito una batosta, la Lube che di fatto ha tra virgolette, passeggiato, possiamo dire, anche Blengini ha enfatizzato. La questione di essere riuscito a fare un po' di rotazioni, che era uno degli obiettivi, quindi anche alla vigilia, comunque, erano già cose: si erano dette come le vedete, e soprattutto se a questo punto il Sada è già praticamente in finale, possiamo dire, visto comunque il divario in questo momento tra le due squadre, quindi una la considerate già, già arrivata. Luca, sì, beh, in questo caso, dai, se, se pensavo e speravo in, in due italiani in finale e il Sada c'ha in un qualche modo giustamente perché. Rivalisco le smentito. Credo però che la differenza fra le due brasiliane sia molto, molto netta. Quindi insomma, il Sada, peraltro, è anche trascinato dal pubblico. Perciò sì, non credo ci saranno grossi problemi questa, questa notte nel seguire questa partita. Eh, perciò sì, do il Sada in finale. E fra, le due, e, e fra le due, mi sembra che la Lube in questo momento sia in uno stato psicologico forse migliore, quantomeno. Non so fisico perché comunque ieri abbiamo visto tornare Ivan dopo un bel po' di mesi in campo, fare anche il primo punto come ha ribadito lui dopo sette anni in Maglia Lube. Insomma, quindi Ivan è tornato, l'avevamo anche detto no? che bene o male pensavamo che questi ragazzi sarebbero tornati per il Mondiale per Club. Mi sta stupendo un po' l'assenza di Osmani che fa pensare che i suoi problemi non siano stati così piccoli fino adesso perché altrimenti l'avrebbero utilizzato, a meno che anche loro non lo stiano tenendo per le partite più calde. Probabilmente la Lube comunque aveva considerato la semifinale come prima vera partita calda perché era certo che avrebbe giocato con una delle due Sado o Trento. Trento magari invece sperava di giocare col Fumbi, che cioè così non è, insomma, perciò stasera vedo meglio da un punto di vista psicologico Civitanova, se recuperano energie Trento magari a livello fisico sta un pelino meglio, non so se basta però. Simone? Ma eh, sì, diciamo che mh, sulla carta, è come, ha come ha detto Luca, io però mh, penso che questi eh, giocatori ormai hanno un'esperienza talmente grande che eh, non si fanno condizionare da quello che è successo il giorno prima, anche in queste competizioni, che poi ricorda un po' che può essere un europeo, un mondiale, un'olimpiade, ma che adesso quando conta, mh, insomma sarà una partita diversa soprattutto per Trento poi è chiaro che ieri Trento l'abbiamo vista un po' in difficoltà ma le squadre di Lorenzetti ci hanno abituato a stravolgere le, i pronostici più di una volta sicuramente sono due squadre che si conoscono molto bene e, e che quindi forse a nessuna delle due dispiacerà a giocare contro perché eh, se vuoi anche quella diventa una sorta di comfort zone no? cambia l'atmosfera cambia la nazione ma eh, non mm. hai la sorpresa e sai cosa ti aspetti in positivo e in negativo, cioè sai il valore anche degli avversari, sai dove ti possono mettere in difficoltà, quindi sai dove devi tener botta, come si dice, sai dove puoi metterli in difficoltà. Insomma, è più una partita a scacchi contro un avversario con cui hai giocato tante, tante volte e che sicuramente conosci e hai studiato meglio di eh, tutte le altre squadre e eh, di cui magari hai poche informazioni, perché poi alla fine conta no, lo studio degli avversari. Tanto perché sappiamo benissimo che adesso le analisi dei match sono molto, molto precise e si conosce di tutto, ma la sensazione che hai tu hai nel campo ad affrontare un giocatore eh, non te la dà eh, nessuna lavagna tattica, diciamo così. Quindi, questo è credo che non tutte e due le squadre non, non dispiace a giocare contro. Eh. Soprattutto anche in considerazione del fatto che il Sada, poi, come abbiamo detto, gioca in casa e ieri, in effetti, forse anche la componente. Anche quello, pubblico, verosimilmente, no? potrebbe aver influito anche che la, le prime partite erano state un po' più silenziose. Ecco, quindi non c'era preso subito confidenza con la calda atmosfera verde oro Diciamo così. Esattamente, esattamente. Io, per pronostico, per questa sera, sì, Civitanova, sicuramente. Eh, potrebbe essere sulla carta favorita ma se dobbiamo dare delle percentuali io non, non è un plebiscito secondo me perché Trento ho detto, un pochino ci ha abituato anche a stupirci e poi Civitanova è vero ha anche molte risorse adesso sta giocando con Yant titolare perché Blengini non ha la problematica degli italiani in campo come in Superlega quindi può Liberamente mettere in campo la formazione che vuole perché non ci sono limiti, appunto, di, di stranieri impiegati e quindi ha più, più, più soluzioni. Adesso, giustamente, aspettiamo anche a vedere se Osmani è mh, insomma arruolabile o, o meno, se è stato tenuto fuori perché comunque le due partite eh, non erano così impegnative. Per, per Civitanova o se, pure, o se invece Brengini um, continua su questo insomma eh, su questo sistema con gli ant che comunque in queste due partite eh, al netto del valore degli avversari ha risposto molto bene Luca, la tua sensazione su Osmani, quella che comunque lo stiano ancora cercando di, di, di tenere tenere caldo per, per le sfide che conteranno, quindi eventualmente chissà già per questa sera, o comunque sia preservato diciamo un po' più a lungo termine, quindi che ci sia forse qualche problemino in più. Comunque è strano, poi appunto ci dai qualche delucidazione in più, anche perché lui era stato fuori uno o due partite, poi era stato rischiarato, poi di nuovo ritenuto in panchina, no? Sì, ci sono evidentemente dei problemi da un punto di vista fisico. Lui peraltro nei giorni scorsi ha proprio scritto su Instagram che aveva un gran dolore nel non poter scendere in campo e dare una mano alla squadra. E come pensavo che Ivan sarebbe stato pronto per il mondiale e alla fine, eh, guarda caso, in una partita che inizia a contare in questo mondiale è tornato in campo. Adesso non so se con Osmani c'è stata questa possibilità di in un qualche modo di gestirlo in vista delle semifinali di oggi e della finale di domani. Quindi onestamente non so dirtelo. Da Lube da questo punto di vista non ha comunicato molto che cosa possa avere il giocatore, è anche comprensibile, sempre per il solito discorso delle tattiche, pretattiche e tutto il resto. Non so, io mi auguro, anche perché mi piace vederlo giocare il ragazzo, che. Un ragazzo con una certa età anche lui, insomma, che questa sera possa far parte di quel gruppo direi, di giocatori in campo in questo derby, insomma, anche per dare il valore giusto a questa partita che rimane, per quanto, ribadisco, siamo stati critici sull'organizzazione, sulla qualità di questo mondiale, adesso è una semifinale mondiale, inizia ad assumere dei toni abbastanza interessanti, ma già dalla partita di ieri sera. E lo ricordiamo comunque alle 21, questa sera Cucine Lube Civitanova contro Trentino. Itas sarà la prima delle due semifinali. Quella delle 21, a mezzanotte e mezza, quindi questa notte praticamente, Sada Cruzeiro contro il e L'altra semifinale, e eh, dopodiché a ruota, negli stessi orari, 21 e conseguente mezzanotte e mezza di domenica, le due. Eh, finali, terzo quarto posto, e eh, finale, primo secondo, vogliamo dare un'occhiata ragazzi visto che insomma siamo verso la fine di questa prima parte. Anche a quello che eh, alle partite che si giocheranno dall'altra parte del mondo, ovvero qui in Italia nel weekend. Perché comunque c'è Perugia-Monza, che sarà appunto quella di domenica, una di quelle di domenica pomeriggio. C'è Vibo contro Padova. Quindi un altro riscontri di salvezza che sarà invece sabato pomeriggio in diretta su Rai Sport. Dopodiché Modena-Taranto, Milano-Trentino rinviata. Verona Piacenza e eh, Cisterna Ravenna, ehm, che ne dite insomma delle sfide del weekend? Beh, intanto iniziamo domani no? con la partita più calda, che è quella di Vibo con Padova, con Vibo che sta attraversando anche questa situazione legata alla fuga, metto fra virgolette fuga di Douglas, una fuga sostanzialmente annunciata perché il giocatore, dato in palestra eh, prima di andarsene via, ha salutato tutti, ha chiesto i documenti per poter prendere l'aereo e ha salutato. La Tonno Calipo si dice che possa partecipare al grande fratello brasiliano del prossimo anno, che dovrebbe iniziare da qui a poco, se non ho capito male. Comunque ha lasciato la squadra senza un giocatore importante. So che Baldovina aveva chiesto se poteva aspettare almeno una decina di giorni, perché insomma è un periodo caldo per loro, e invece Douglas se n'è andato. Adesso onestamente valutiamo la qualità o no della, della serietà professionale del ragazzo che se ne va, lui non ha però raccontato che cosa può essere successo quindi insomma l'unica certezza è che Vivo gioca questa partita senza un martello senza opposto ed è un periodo veramente complicato il resto di domenica è un altro bel turno con una partita secondo me, due partite molto importanti una in chiave salvezza, Cisterna-Ravenna Cisterna potrebbe dare il colpo di grazia a Ravenna e invece una partita abbastanza equilibrata in alto, Perugia-Monza anche se Perugia in questo momento la vedo veramente molto molto lanciata Sì, ha eh, detto bene Luca, sicuramente c'è una partita di Vibo, è importante molto più per Vibo m, perché insomma deve cominciare a far punti per, eh, per non lasciarsi indischiare in una situazione complicata che già in questo momento insomma avete un pochino in difficoltà in, in classifica e Padova al contrario ha la possibilità di rientrare nel, nel Coppa Italia mancano se non sbaglio due due, due giornate alla fine del girone d'andata e per continuare un po a stupire Padova mh, penso nessuno avrebbe immaginato di trovarla in questo a questo punto in classifica ma soprattutto per la qualità del gioco che sta, che sta esprimendo e quindi è una partita mh, Veramente, veramente interessante anche perché Padova per una delle poche volte questa, questa, questo giro parte con i favori del pronostico no? quindi sai il conto è essere un po' la sorpresa e navigare a fari spenti adesso invece un pochino magari di pressione nella squadra patavina ci può essere di confermare no? la, la, quello che sta di buono sta facendo poi sì, la partita un po' un pochino più di alta classifica è Perugia Monza. E la Monza ha dimostrato già insomma di, 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 di fare, poter fare sgambetti a destra e a sinistra con squadre più blasonate, diciamo così. Certo che la Perugia, vista ultimamente, io ho seguito la partita della scorsa settimana sì. con, ehm, a Piacenza e ha dato una dimostrazione di solidità non indifferente perché come poi ha rimarcato anche Gherbic è stata la partita mh, peggiore perché, diciamo così o comunque non certo la migliore come percentuali d'attacco ma hanno dato una dimostrazione di, di forza e di avere tante tante altre armi che non sia soltanto un grandissimo attacco chiaramente con interpreti insomma, tra i, tra i migliori al mondo e un grande palleggiatore, oppure le solite randellate vincenti dai nove metri. In una giornata in cui hanno raccolto meno, in quei fondamentali, hanno dimostrato una solidità clamorosa. Il risultato, nel risultato, muro... diciamo, che gli ha dato ragione. Eh? Sì, sì il diciamo... mondo difesa. Io l'ho scritto anche nel, nel, nel commento. Eh, ho visto giocare Perugia tre volte quest'anno e progressivamente somiglia molto sempre molto di più allo Zaxa della, sì. dello scorso anno e guarda caso l'allenatore è quello lì se Perugia eh, somiglia alla squadra polacca dello scorso anno per eh, l'attaccamento e l'ordine la, soprattutto sul, sul muro di palla alta e allora eh, insomma diventa un pochino complicato Vincerci contro. L'ha fatto Modena usando più o meno le stesse armi e trovando delle giornate, una giornata non dico di grazia, comunque una grande giornata di, dei suoi attaccanti di palla alta. Però la, la, la solidità di, di Perugia, insomma, mi ha impressionato e si vede la mano di Girbis che da, dall'inizio dell'anno, Perugia ha progressivamente migliorato queste situazioni di diciamo così di solidità e di ordine. Dove può staccare la palla dell'avversario e lavorare con il muro, sia vincente, ma soprattutto toccando e rigiocando. Insomma, non mi va di molto in, questo, in questa fase. Questo appunto per, per chiudere il quadro della prossima giornata di campionato, mentre appunto si giocherà il mondiale per club, per chiudere un po'. Il tutto. Grazie Simone, ci sentiamo presto quando vuoi in trasmissione e invece ti leggiamo su Volleyball.it altrettanto presto. Grazie a voi e buona continuazione. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao Luca, presto. ciao. E caro Luca, siamo arrivati, è arrivato il momento, ci siamo. Tante intanto ti, ti abbiamo mutato, eh? quindi non, non so se, se è stato un, un ammutinamento del tutto che è nostra. Necessario, necessario. Oggi con la bambina a casa qui stavo facendo i compiti, mi ha chiesto la tabellina del 15. Una tabellina del 15, non so a scuola cosa. Ah, si infatti, fa. infatti stavo per dirlo, come la tabellina del 15. Eh lo so, lo so, lascia staccio. qui un biglietto. Non, so non so se lo vuoi chiedere all'ospite, io partirei da altri temi, poi vediamo se abbiamo tempo anche per... Sai la tabellina del 15? Del 15. Ragazzi, torna a trovarci, Tefè De Giorgi, CT della Nazionale. Ciao Ferdinando, buongiorno e ben ritrovato Voglia di volley. Ciao ciao a tutti, mi sentite? Benissimo, ti sentiamo, ah, ti sentiamo. Sono come vedete, non sono a casa. <ride> Neanche in ufficio, a meno che no, alcuni hanno fatto della macchia all'ufficio in questi periodi. Quindi, chissà, magari non è anche no, quello. Sono nel mio ufficio volante. Come stai, Sefè? Bene, bene. Oh, vedo che questa trasmissione ne ha fatto di strada, eh. intanto esiste ancora. Questo è già un traguardo, però sì è vero. abbiamo raccontato prima: eh, comunque tu sei stato uno dei primi ospiti a credere in noi, eh? inspiegabilmente. No? Infatti, che... infatti, non volevo farlo pesare. No, e guarda mai... dove sei arrivato, Fefe esatto. Dove sono arrivato? Eh, hai vinto il titolo europeo dopo aver creduto ah. in voglia di volley. Ah, esatto, eh. hai visto? è stato tutto meritato. <ride> sì, sì. <ride> Senti, no, a parte gli scherzi, quindi, abbiamo un piacere di nuovo averti qua, diciamo che ti vediamo talmente, tanto in giro adesso che eh, cioè, siamo, hai, hai chiuso il cerchio naturalmente tor tornando qui, ti, ti chiediamo come, come stai passando questo momento e se ci vuoi accennare qualcosa di, di qualche riga, tra virgolette, no, che hai scritto, adesso la, la, sto, la sto naturalmente banalizzando, ma anche sul tuo nuovo libro. Ah, eh, Allora, mi parlo allora solo del libro. No, 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 adesso, no. dopo, no, questo devo dire che sono stati fino adesso due mesi abbastanza impegnativi, diciamo così, perché impegnativi ma belli, dai, perché dopo questa vittoria, questo risultato, veramente è stato tutto una... un susseguirsi di... Di... di cose piacevoli, perché comunque gli inviti, i premi e quant'altro. E, insomma fanno piacere anche se l'impegno è stato notevole anche insomma stare come mi piace un pochino diciamo sul territorio però insomma abbastanza dai stiamo, stiamo girando abbastanza io adesso spero da gennaio di, di riprendere il giro normale diciamo più che altro di, di andare un po' in giro per le società e, e fare, e fare diciamo, altre cose, però era, era giusto anche eh, dare spazio a un risultato che eh, ha dato tanto, tanta anche visibilità, voglia, piacere insomma, alla nostra pallavolo insieme alla femminile. Credo che sia stato un risultato contemporaneo di quelli da ricordare. E, e poi sì, ho cercato, devo dire che l'idea del libro nasce anche dal fatto che. Eh, non è solo per celebrare un risultato che per come è venuto diciamo abbastanza straordinario perché le condizioni erano molto particolari eh, ma soprattutto per, per mandare un messaggio che poi lo sport secondo me deve mandare e soprattutto la nostra pallavolo che, che dietro ad alcune cose ci sono dei valori abbastanza importanti per costruirle e, e quindi diciamo lasciare anche ecco, mettere un segno sì questa è stata un'esperienza particolare però il nostro mondo la nostra pallavolo questa esperienza dietro ha qualcosa di, di solido ed è una linea tracciata che dobbiamo cercare diciamo di, di seguire il più possibile ecco quindi il libro è una la, Pronto? Sì sì. Sì, 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 vai pure, vai pure. Pronto? Noi ti sentiamo. Diamo un secondo, eh, che avevamo, avevamo perso un secondo, poi me, adesso forse prova a ricollegare. Quello è stato il gatto con cui ha fatto stretching l'altro giorno. C'è una bellissima foto di Fefe, esatto. anche molto curioso, <ride> su Twitter. Dove c'è lui che, intanto, ammirevole il fatto che lui alla mattina faccia stretching in casa, a fianco c'era il gatto che lo imitava, quindi probabilmente è stato il gatto che deve aver toccato il telefono di Fefe. Comunque, sì, Quanti il libro, stai intanto, stai si chiama stai. Noi Italia, questo è un instant, instant book realizzato da De Giorgio subito dopo la vittoria del, dell'Europeo. E quel Noi Italia, adesso magari ci facciamo raccontare, da lui che è tornato, che, cos è, che cosa significa quel Noi Italia, da dove nasce. Eccoti di Sì, scusate eh, perché... È stato il gatto. Stato... Il gatto... No, non c'è oggi. Il gatto mi... La gatta mi tiene, mi tiene... sveglio sempre. Beh, il Noi Italia... Allora Intanto nasce da un discorso mh, che ho già spiegato, che è un po' l'urlo agonistico che i ragazzi hanno, hanno scelto. Quello che si fa sempre quando si sta insieme, cioè il capitano dice Noi e tutta la squadra Italia. Ma è nato... Da, da una, un contest perché volevano trovare questo l'urlo agonistico per questa nuova squadra, questo nuovo percorso, e quindi ognuno ha proposto qualcosa. Poi ha vinto questo: Noi Italia di Balaso, l'insospettabile Balaso, che in due parole ha messo, diciamo, ha unito quello che è un po' il significato di una squadra e l'orgoglio di rappresentare l'Italia. Eh, che è stato anche uno dei temi dei valori importanti per questo nuovo percorso, cioè l'orgoglio, il, um, il piacere, l'onore, la responsabilità di questa maglia, l'energia che dà questa maglia era un aspetto importante e quindi eh, era giusto chiamarlo Noi Italia pallavolo e Tra l'altro, come se avete visto, io non ce l'ho adesso qui con me, però, in copertina c'è tutta una foto che ritrae non solo la nostra squadra, ma anche la squadra femminile. Tutto il consiglio c'è Malagò, c'è il Presidente della Repubblica. Quando siamo andati um, al Quirinale, diciamo a essere, siamo stati premiati dalla, ricevuti dal Presidente della Repubblica. Mm, anche perché penso che eh, veramente so, è un po' forse un'ambizione, una cosa, ma. Mi piace che la pallavolo possa trasmettere questo tipo di, di, di valori. Luca? No, beh, sicuramente, una delle cose che mi ha stupito è lo spirito nuovo con cui questo gruppo, parzialmente vecchio e parzialmente nuovo, ha riaffrontato questa avventura dopo, dopo l'Olimpiade con un cambio di allenatore questa è stata un'annata molto particolare perché il ritardo dei giochi di un anno ha mescolato un pochino le cose, le carte secondo me siamo stati bravi tutti come movimento a gestire anche il fatto che c'è stato un momento in cui avevamo veramente due papi, cioè un CT alle Olimpiadi e un CT che invece lavorava con un altro gruppo, eh, con un altro gruppo a Mantova in vista dell'Europeo, quindi è stato un momento sicuramente molto complicato molto originale, molto singolare per certi versi non credo che si verificherà mai più no? però eh, secondo me tutto il movimento è stato bravo a gestire in maniera separata le due cose e quando una parte del gruppo olimpico si è unito all'altro gruppo, ne ho visto nascere un gruppo nuovo eh, che non, sembrava quasi non avere le ferite delle Olimpiadi da un certo punto di vista, o quantomeno quei ragazzi non le hanno trasmesse, quindi insomma bravo Fefe che ha indotto questo nuovo spirito. La cosa che mi è piaciuta di Fefe anche se poi mi verrebbe voglia di chiedere che cosa c'è differente dal passato ma poi essendo due allenatori diversi ognuno lavora a modo suo e qual è lo spirito nuovo di questa squadra ma anche le regole nuove che sostanzialmente FF dice di aver portato che mi sembra che siano peraltro anche regole molto già viste anche nel passato velaschiano insomma diciamo così no ma allora intanto il, probabilmente il discorso che non si sia visto Uh, qualcosa che si, si è portato delle Olimpiadi, perché, comunque io devo essere sincero, la, il discorso del, del cambio generazionale eh, nella mia testa c'era indipendentemente dall'Olimpiade, cioè dal risultato dell'Olimpiade. Diciamo, eh, perché credo che eh, eravamo proprio arrivati nel momento giusto per dare opportunità a un, a un gruppo di ragazzi di qualità. E soprattutto in una prospettiva di andare a fare un altro ciclo olimpico, insomma, anche se sarà di tre anni, eh, era, mi sono sentito di fare questo passaggio. Questo era indipendentemente dal risultato delle Olimpiadi. E quando i ragazzi che chiaramente sono arrivati dall'Olimpiadi, dopo gli ho dato uno stacco di otto giorni, devo dire che. I tempi sono stati veramente strettissimi sì. perché ho dovuto dare chiaramente uno stacco a questi ragazzi che avevano fatto tutta l'estate, i sei che sono arrivati, e, e poi in dieci giorni abbiamo dovuto mettere assieme. Ma sono entrati in un circolo che era già partito da un mese perché io già da un mese lavoravo con un gruppo da dove sono usciti gli otto esordienti, diciamo, mm -hmm. e quindi avevamo già dato una linea. Loro sono stati sono entrati in questa questa barra onda, diciamo di entusiasmo, di piacere, di voglia, di quant'altro, di, di stare lì in nazionale e hanno dato la loro bella parte, nel senso che si sono immedesimati immediatamente. Poi tra l'altro io ho scelto Giannelli come capitano e Anzani come vice capitano, quindi due che venivano all'Olimpiadi e hanno dato veramente anche loro una grande mano a, a spingere tutti verso la stessa direzione, un gruppo con molto più entusiasmo, l'altro con l'entusiasmo e la voglia di riscatto anche che avevano rispetto a quello che era successo. Sicuramente non, non erano contenti no, di come era finita eh, l'Olimpiade, però non abbiamo mai preso come riferimento perché questo è veramente un nuovo percorso: un percorso di una squadra nuova nella quale sono entrati otto esordienti. E portando nei quali per un mese abbiamo lavorato su tutti gli aspetti i valori che dicevo prima della maglia della fatica del gioco anche delle regole perché no poi a me dicono sempre che io sono quello delle regole e poi voglio dire a me sembra strano questo discorso io penso che la regola nella vita diciamo cioè, nel nostro sport è pieno di regole, non è che Poi, anche quelli che dicono di non avere regole già se devono arrivare puntuali all'allenamento gli atleti, quella è una regola, cioè, dire, a meno che non, gli atleti non possano venire quando vogliono all'allenamento non lo so, però se, devono avere, se si devono presentare all'allenamento puntuali è una regola. Ma questa storia di regole non devono essere neanche demonizzate. La verità è che. Quelle poche regole che io metto, la verità, sono indirizzate verso il gruppo. Non è, eh, verso, toglie un po' di comodità individuali indubbiamente. No? Eh. Però è la squadra. Il bene, il bene comune è la squadra. Quindi, se c'è qualche regola che spinge verso il rispetto di, degli altri, verso il rispetto di quello che facciamo, eh, verso l'educazione normale. L'educazione normale non mi sembra che sì. siano delle cose incredibili. Anzi, fanno parte di una squadra e soprattutto danno la possibilità di, di crescere un po' come gruppo e di affrontare i momenti difficili, perché nei momenti difficili, cioè quando tutto va bene non è un problema di regole, eh. il problema delle, dello stare insieme in un certo modo e continuare a stare insieme in un certo modo è quando c'è la difficoltà, il momento difficile e se non c'è qualche paletto diventa un pochino più complicato a volte gestire queste situazioni. Quindi mh, cerchiamo di vivere per me, ti dico, forse perché poi io l'ho vissuta come giocatore tantissimo, e la cosa principale era proprio rimettere al centro questa maglia che non ha, non ha nessuna, non bisogna mettere nessuna condizione quando c'è la maglia azzurra. Cioè, si, si deve solo avere la voglia e il piacere di rappresentarla a qualsiasi condizione. E questo è un punto di, di, di partenza per chi ci partecipa. L'utilità deve essere chi è utile alla nazionale, non, non l'inverso. Quindi, eh, era proprio creare questo spirito ancora più profondo e poi abbinarlo a tanti altri aspetti dall'allenamento, dalla dal modo di stare in campo, perché una delle cose che poi mi è piaciuta di più è che non è, vabbè, abbiamo vinto ed è amplificato tutto, ma le persone che non hanno che non seguono la pallavolo, che hanno visto questa finale, semifinale e finale, insomma, parlavano soprattutto di emozioni che trasmetteva questa squadra, questi ragazzi. Loro sono stati veramente incredibili da questo punto di vista e credo che noi abbiamo raggiunto questo risultato perché perché tutti si sono messi a, a tirare verso una stessa direzione e loro hanno tirato fuori delle grandissime qualità che avevano, che hanno, e si sono presi tante responsabilità, anche. Perché questa è stata una squadra che piano piano all'interno, i giocatori, ognuno si è creato il suo spazio e le sue responsabilità. E sono stati veramente bravi. Eh, non era assolutamente facile né scontato quello che abbiamo fatto. E abbiamo realizzato attraverso tutti questi passaggi e l'abbiamo dovuti fare anche in fretta il percorso è stato come dire chiaro è stato evidente agli occhi di tutti e chi ha potuto godersi l'europeo dall'inizio riduce comunque appunto da quello femminile poi riduce dalle olimpiadi eccetera eccetera abbiamo parlato tanto dei valori che ne stavano alla base del gruppo ma io Penso, poi ovviamente lascio la parola a te, eh, che c'è stata comunque anche una crescita tecnica e anche una grande crescita di consapevolezza. Non ti chiederò qual è stato il momento in cui magari avete creduto di potercela fare, eccetera, ma ti chiederò invece quali sono stati i vari momenti in cui ti sei accorto di quanto stava crescendo la squadra e se appunto ci vuoi evidenziare alcuni degli aspetti anche tecnici, eh, proprio su cui hai cresciuto no, e da cui hai preso consapevolezza. No, hai ragione a dire perché le due, le due cose chiaramente andavano di pari passo e non è che se tu hai dei valori poi giochi bene, <ride> cioè, hai dei valori. Se no, se no, come sempre andiamo in campo io e Luca, no, pieni di esatto, valori. Sì, perché avete comunque, dei lo grandi lo so. valori, soprattutto trigliceri di cose e cose. varie. Sì, esatto. Bravo. Valori, valori alti di colesterolo sicuramente, esatto. soprattutto in questo periodo. Esatto. Eh, dicevo, non è che se hai dei valori poi prendi e vinci, le cose vanno di pari passo. È chiaro che avere dei valori significa eh, far uscire fuori queste qualità, mantenerle, eh, caso mai avvicinarsi al successo. Eh, noi siamo in quei dieci giorni, credo che abbiamo fatto tutti un, un gran lavoro, nel senso che eh, sia lo staff, i giocatori, tutti quanti, perché abbiamo dovuto selezionare alcune cose. Da lavorare perché in dieci giorni non puoi lavorare su tutto. Per cui, eh, sicuramente, abbiamo cercato di rendere fluida la fase della ricezione attacco perché è la fase che chiaramente ti tiene in partita. E, e qui la qualità anche di, di Simone, di Giannelli sono uscite fuori oltre che tutti gli altri ragazzi in attacco. E abbiamo lavorato solo su alcuni aspetti, soprattutto di palle scontate con il, il sistema di muro difesa, perché non avevamo proprio molto tempo di fare cose molto complicate. Vai pure, eh? ti sentiamo? Niente. Ogni tanto risbuca ogni tanto qualche qualche gatto. Eh, qualche sicuramente gatto. arriveranno telefonate. Arriveranno telefonate. Eh, Magari la Polonia sta cercando allenatore, sta cercando di riprenderselo. Perché poi ricordiamo che in Polonia Fefe, non l'hanno saputo apprezzare, come invece lo sappiamo apprezzare noi. No, vabbè, comunque sì. Sicuramente vabbè, a parte i valori nostri. Miei e tuoi è una squadra che oltre ai valori ci ha messo anche tanto gioco come ci stava spiegando Fefe perché altrimenti senza gioco ma solo con i valori non vinci ecco. Sì, sì, io penso che abbiamo giocato una buonissima pallavolo eh, di, di alto livello al di là poi del valore e l'abbiamo giocata tecnicamente siamo stati bene in campo. I primi io devo essere sincero, dopo le, le due amichevoli, gli allenamenti che abbiamo fatto, sono stati 5-6, più due amichevoli, avevo la sensazione di che saremmo andati a fare qualcosa di buono. Chiaramente non è che pensavo adesso eh, siamo una squadra che vinciamo o meno, però ero sicuro che saremmo andati a fare un europeo bello. Perché? Perché si vedeva bene il feeling di questi ragazzi, la loro capacità, la voglia di allenarsi. C'erano tutti i presupposti, c'era poco tempo, ma c'erano tutti i presupposti per fare, per fare delle cose buone. E poi siamo stati bravi a crescere sfruttando anche un po' il calendario delle prime due partite, ancora avere due partite, eh, diciamo, abbordabili per mettere ancora benzina, cose tecniche all'interno della squadra. Poi sicuramente la partita con la Slovenia del girone ci ha dato un primo segnale, ecco. mm. perché vincere contro la Slovenia 3-0, la Slovenia era una di quelle squadre favorite, finalista delle ultime due edizioni, eccetera, ci ha dato un segno insomma, del, del livello nel quale stavamo giocando. Luca? Ma io ormai dell'europeo abbiamo detto tutto. A questo punto, visto che passano le settimane e anche i mesi, volevo chiedere a Fefe per l'anno prossimo come si sta organizzando, visto che, bene o male, abbiamo le date della VNL, abbiamo le date del Mondiale, ci sono Universiadi e Giochi del Mediterraneo. Fefe, hai già un piccolo programma di quello che sarà il lavoro dell'anno prossimo? Chi potremo vedere alla VNL? Pare che la FIPA abbia chiesto le finali in Italia. Adesso, di preciso, non so se quelle maschili o quelle femminili o entrambe. Il che però cambierebbe quello che può essere l'attenzione verso la BNL. Hai già un quadro? No, no. Allora, conto. intanto eh, l'inizio sarà complicatissimo, Luca, perché sì. eh, ci saranno molte cose in contemporanea, eh, tra cui anche l'europeo under 22. Eh, per cui il gruppo, diciamo, under 22, sicuramente sarà aggregato al gruppo che allenerò io, perché comunque. Dovremmo avere un gruppo un po' allargato in quel periodo, sia per, per l'europeo under 22, sia per il discorso della VNL e anche i giochi del Mediterraneo, perché non si faranno le università di, perché sono in contemporanea ai giochi del Mediterraneo. Quindi, diciamo, si è stata fatta una scelta sui giochi del Mediterraneo, anche come okay. CONI e quant'altro. Eh, ma sarà un inizio molto complicato perché contemporaneamente ci saranno due o tre situazioni, dobbiamo essere bravi a. A gestirle, stiamo già ci siamo messi insomma a, a ragionarci sopra su questa situazione. Qui, eh, ma la VNL, beh, se ci sarà in Italia, insomma, saremo contenti anche perché dei gironi che sono usciti, come hai visto, Luca. Per noi, avevamo detto come allenatore: guardate che si gioca una settimana sì, una settimana no. Ma se una squadra come è capitato a noi e in Canada la prima settimana e la esatto. settimana l'altra dopo, dopo deve andare nelle Filippine come fa a tornare in Italia finché torna eccetera. rischia di stare fuori tre settimane consecutive cosa che bisogna vedere il programma, poi noi andiamo in Russia nell'altra quindi insomma è abbastanza piena, complicata però cerchiamo di, di rendere tutto la VNL per noi adesso vediamo poi se in Italia si organizzeranno le finali Chiaramente è un discorso che significa che la, la squadra che organizza comunque partecipa alla finale già. E questo significa anche, insomma, gestire un, un, in un certo senso alcune cose in modo diverso. Sicuramente, ma eh, il presidente lo aveva detto lui adesso: la WNL, tutti i tornei l'Italia li deve giocare per arrivare lì fino alla fine. Non. Non, non vuole più passaggi diciamo così televisivi di un certo così, per far crescere no? però nel senso non per far crescere perché tanto tutte le competizioni servono a far crescere però ecco dando importanza chiaramente anche a un risultato della VNL c'era un ascoltatore che tra le domande, tra gli spunti che erano arrivati, ci chiede una cosa. Intanto ti, ri ti ringrazia per aver fatto vivere una medaglia d'oro per la prima volta ai giovani più appassionati e ti chiede se, hai, se hai mai fatto una riflessione del genere, se sei più soddisfatto o magari insomma, anche fortunato ad aver avuto certi ragazzi. Bah, intanto lo ringrazio per, diciamo, per i complimenti, però... Io ritorno sempre quando sento sta parola fortunato, mi, mi... comincio a sentire sempre l'orticaria. Che... No, okay. Perché queste cose della fortuna, non perché a me dicono che sono for... io sia fortunato, ma in generale penso che lo sport, eh, a parte il nostro e eh, il nostro in particolare, non è tutta sta fortuna. Nel senso, io, io vedo sempre il discorso della fortuna, l'ho detto è non avere infortuni, cioè proprio non... che qualcuno non si faccia male, abbia problemi mm. di salute, poi il resto è tutto da, da guadagnarsi da, cioè adesso io dico sei fortunato ad avere questi ragazzi la verità è che noi siamo partiti peste europeo che ne, non penso che neanche mezza persona pensava che arrivassimo ai quarti di finale Vero. pur essendo stato fortunato ad avere questi ragazzi diciamo ai quarti alle semifinali via diciamo così semifinali, ecco. dai quarti sì no ai quarti ci saremmo arrivati un pochino dai un po' raccomandati ci saremmo arrivati cioè nel senso che la fortuna è che non si faccia male nessuno che la saluta poi il resto te lo devi sempre guadagnare certamente sono contento che ma io ho fatto questa scelta perché ho visto la qualità in questi ragazzi no? non... mica sono pazzo è la prima volta che alleno la nazionale mi metto a fare il fenomeno diciamo, no? che comincia a fare delle cose no, mi chiamo le cose sicure bene o male qualcosa facciamo io ho visto che questi ragazzi già hanno qualità qualità ci sono bisogna come è stato fatto dargli l'opportunità creargli un ambiente e poi adesso pensare a farli crescere ancora a farli a stabilizzarli a un certo livello e a farli crescere parlavamo anche dei, dei due cicli diciamo della, della successione no visto ha, ha già cattato che domanda stavo per fare mi la domanda di Stefano io lo so già sì sì, tu sì vuoi... infatti, infatti eh... so dire, facciamo bene che siamo per, anche per chi ci ascolterà no sempre quell'ascoltatore che ci ascolterà tra dieci anni sono quasi le tredici quindi siamo ufficialmente per finire eh, e ecco c è, c è. eccoci dicevo scusate mh... ma io ho un qualcosa che quando mi arriva una telefonata mi fa saltare tutto quindi è una cosa normale, Luca? Ti stanno cercando dalla Polonia perché serve un CT vincente. Ma infatti c'era una chiamata di svedeschi. Non lo so. Sono... <ride> non dire questa cosa a Manfredi, però. Eh. No, Ma veramente, no, ha la, chiamato la sta sentendo in diretta? Non ti preoccupare. Eh, ecco. esatto, <ride> È bello, anzi, in questi casi, se ne usciamo con un tranquillo, non ci ascolta nessuno. Poi starà. Ah, sereno, il <ride> esatto. E no, una delle ultime domande che ti facciamo, visto che, ormai siamo alla fine, poi lì il tuo ufficio è pieno, è pieno di gente, non hanno tutti bisogno di te, <ride> ti dobbiamo lasciare andare. E, beh, tra i due cicli, diciamo, c'è stata comunque una serie di ragazzi che già mai aveva iniziato il percorso, erano già mai nell'ottica del nazionale, e adesso te li trovi. Tra virgolette, tu ce li hai, eccetera. Qualcuno, diciamo, alla nazionale, aveva già dato l'addio o in programma di darlo, comunque era chiaramente la sua ultima esperienza. C'è qualche giocatore, uno in particolare, che è un po' nel mezzo, ecco tra le due. Quindi mi collego a questo punto. Io non c'entro più la domanda è di Stefano: quali sono le condizioni per far giocare Zait? In nazionale? Ovvero è qualcosa a cui hai pensato? Ne avete parlato? Perché lui quest'estate era fuori per infortunio, sta rientrando proprio in questi giorni. A proposito del suo rientro, quali sono le, le sensazioni a riguardo? Ecco. Ma quanto vi piace sta cosa di Zait? Certo. No. Que no, questo Stefano Scronco potrebbe essere Luca ma Muzzoli, no, ma guarda, l'ho <ride> no, pensato in per perché fa delle domande che, che vorrei fare anch'io, però poi no, prendiamo le domande, e anche, eh, anche diciamo, noi fanno gli che, ascoltatori che sia le questa ascoltatori. cosa qui le, condizioni, le condizioni, perché Zaisep no, giochi in nazionale non sono diverse dalle condizioni che hanno tutti gli altri, non c'è una condizione diversa per Zayze, non c'è una condizione. Il gruppo è quello, ha una sua, un suo percorso. Io tra l'altro ho sempre detto con Ivan, poi tra l'altro ci siamo anche sentiti quando era finita l'Olimpia Meno le porte della nazionale non sono chiuse a nessuno assolutamente. Tra l'altro sono contento che ieri l'ho visto giocare e rientrato e credo che questo, soprattutto come uomo, come atleta, dopo insomma, mesi un po' tosti, difficili. Eh, dove credo abbia dovuto tirare <ride> fuori il meglio di sé perché eh, non solo che la l'Olimpiade è andata male ma anche il discorso dell'operazione e il recupero sono momenti per un atleta avendoli vissuti insomma abbastanza tosti no? e quindi lui adesso sta vedendo la luce eh, ed è importante questo aspetto qui dopo tanto lavoro però io la porta della nazionale ma non, non le chiudo io ho giocato l'ultima partita con la maglia della nazionale a 41 anni quindi Parto già da un presupposto, però è chiaro che la nazionale eh, deve essere vissuta come la sta vivendo questo gruppo. Chi entra eh, in questo senso non deve cambiare gli equilibri di come viene vissuta la nazionale, come maglia, come valori, come regole, come, ma come tutti gli altri. Non è che Zais ha qualcosa in più che deve fare o in meno. E, e, e deve entrare, diciamo, chi entra entra con questo mondo ecco. e soprattutto deve entrare con merito, cioè, perché comunque sta facendo vedere, ma e, e, le porte nazionali devono essere aperte a chi lo merita, assolutamente. Senti invece un commento sui due opposti che hai schierato e alternato anche in, in finale naturalmente all'europeo, ti, ti dispiace a vederli in panchina in questo momento, Ho detto che poi romano è appena rientrato, però comunque diciamo che parte tendenzialmente come riserva, è una riflessione che hai fatto? Eh, non è, è più di una riflessione perché non so se, cioè, se io chiaramente devo cercare di giudicare da quello che vedo in questo momento un po' complicato giudicare i uh -huh. penali giudicare va bene Iuri adesso è rientrato un po' dalla malattia ha giocato anche due, due partite però ehm... Beh, sai il nostro il mio è anche un ruolo io non è che posso entrare sulle dinamiche chiaramente di un club o di un altro allenatore bisogna, bisogna avere rispetto di, di quello che, che decidono gli altri allenatori come farebbe piacere a me averlo nel caso fossi stato in un club no? Eh, però prendo atto che in questo momento questi due giocatori, soprattutto Pinali, non mi danno modo di, di, vedere, di vedere come stanno le cose. Ecco, mm. Quindi, per il resto, io spero, mi auguro insomma, che, perché sono due ragazzi chiaramente molto interessanti. Eh, mi auguro che se le guadagnino anche loro le, la, la possibilità di, 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 di giocare, di, di mettersi in evidenza. Finalmente un vero allenatore della nazionale, una gran persona, un grande allenatore, e con carattere e simpatia. Poi, finalmente, questa è Barbara che ti riporta un. Grazie un saggio, Barbara. Luca. Siamo verso Si la... vuole sapere di Zai, se pure lei no? no. No, si sa, adesso glielo, adesso glielo chiediamo. però. <ride> Luca, andiamo con l'ultimo spunto per e poi lasciare No, fai. Ma visto che si parla sempre di Ivan, eh, posso capire l'immaginario della gente che magari segue anche poco la pallavolo. Insomma, comunque è un, è un personaggio. Ma dopo aver vinto un europeo con questo gruppo qua, il fatto che si torni sempre solo a parlare di Ivan non dà un po' fastidio, non lo so, così in generale. Boh. No, 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 no. No, no, io non fastidi, non ne provo, nel senso che. Ma non per Ivan in sé è per il fatto che da una parte ha vinto un gruppo di ragazzi e dall'altra si parla sempre al, al passato no? si guarda al passato non lo so no no ma, 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 ma credo che Ivan intanto è un giocatore che certo. eh, voglio dire sta giocando è un giocatore importante a livello nazionale è normale secondo me che, che, si, che si parli di questa cosa qui è eh. un giocatore che si è fermato per infortunio è un giocatore importante poi è chiaro ha anche un seguito diciamo mediatico molto, molto importante quindi io non trovo niente di strano poi ci siamo sorrido nel senso che chiaramente è una di quelle domande che arrivano ma non toglie niente a quello che diciamo questo gruppo ha fatto e poi noi dobbiamo sempre guardare avanti perché chiaramente adesso ci aspettano sfide sempre più importanti le aspettative aumentano e come sai benissimo Luca cioè giocare poi con le aspettative non è proprio la stessa cosa questo è un altro passaggio diciamo di crescita importante che dobbiamo fare come gruppo eh, ma io non, non, assolutamente non provo fastidio per me non, usciranno anche altri nomi probabilmente più avanti ma su questo ecco io devo essere molto sereno eh, nelle mie scelte non, sicuramente non eh, l'obiettivo mio chiaramente è far giocare, far crescere questo gruppo perché comunque è un gruppo che ha una prospettiva molto importante eh, deve arrivare fino alle Olimpiadi nelle migliori condizioni possibili e pensare all'integrità del gruppo inteso come valore generale e all'interno mettere le forze migliori sempre non è che, non è che se io inizio questo non lo dico solo per un discorso di Zeiss, ma anche per gli altri, cioè inizio con un gruppo giovane in cambio generazionale, questo rimane perché il grosso, è questo qui. Poi non è che se viene uno di, come Cianzani di 30 anni, voglio dire, cioè bisogna. adesso non passiamo dalla parte opposta che lo dobbiamo fustigare perché Cianzani ha 30 anni, voglio dire, no, per carità, ne dimostra di meno. 29 libero. Poi diamo 29 29, 29 no, no. <ride> poi dico. onestamente dice: No, non è ancora fatti 30. Li, li compio domani. Non è ancora 30, no? È un, 29, caso, è un caso: è un caso è che i 92 costano per compiere 30 anni. Io non ho alcun interesse assolutamente. Non è proprio generico, vedi? Anche Stefano che è, ormai, è chiaramente un nostro alter ego ricorda questo è il Muzzoli che scrive con questo no. sopratum, lo scrive, lo vedo, lo vedo 29 e mezzo, sì sì va bene 29 e mezzo forse anche 29 e tre quarti adesso andremo a verificare <ride> Federica invece ci scrive riprenderemo una riprende una frase di Fefe nella notte della fine olimpica del 2016 credo. è stata una notte fantastica non abbiamo raggiunto la luna ma abbiamo fatto un bel viaggio tra le stelle portaci sulla luna Fefe eh sì, è vero, è vero. Lo ricordo. Questo articolo che mi avevano chiesto è stato molto di complicato, difficile. Scrivo perché quella delusione era proprio ci credevamo. Eravamo arrivati proprio a un passo veramente. E mi era venuto in mente: dico, vabbè, non abbiamo raggiunto la luna, però è stato un bel viaggio. Quell'Olimpiade lì in mezzo a delle cose belle. Adesso vediamo: sì, la luna, ma eh, vediamo. <ride> Vediamo. Direi che noi, Intanto, noi Luca ci uniamo a Federica e poi diciamo che dove porti. stanno le stelle. Perfetto, eh. Luca, 14. ci uniamo. Ce ci uniamo, ci uniamo. Conosci già la strada per la Luna, cioè come ci si qualifica alle prossime Olimpiadi? Si sa già? Allora, la verità avevano detto in un primo momento che anche l'Europeo del 2023. I primi due posti potevano dare l'accesso alle Olimpiadi, ma non mi sembra confermato. Dopodiché c'è un discorso di ranking che hai visto che è cambiato moltissimo. Adesso ogni partita in base... Eh, danno molta importanza al ranking. Però ecco, mh, onestamente adesso sono credo che ho abbastanza da fare a pensare a questa prossima stagione eh, non solo dal punto di vista degli impegni, ma anche l'impostazione che bisogna dare dopo una vittoria così bella e eh, eh, cercare appunto di dare una continuità a un percorso, poi la qualificazione, sicuramente sarà un passo che vedremo fra, fra un anno. Direi che per oggi è tutto, Fede, ti lasciamo andare al, al tuo lavoro, ai tuoi giri. Chissà, ti chiedo anche con un flash se stasera troverai, eh, troverai così una mezz'oretta, un'oretta, un paio d'ore per guardarti la partita di, delle 21 italiane. Certo, certo. Ho visto, ho visto quelle di ieri anche. Giustamente. Quindi... Se non so se ci vuoi dare anche un commento sulla competizione, visto che è la cosa più attuale, dopo che ti lasciamo andare. La competizione, diciamo, diventa interessante adesso. Mm. Ok, ecco, eh. il commento <ride> è questo qui. Non esatto. so se è chiaro, però è questo qui. Si era è intuito. Ma guarda, ieri, alcuni colleghi, diciamo di Luca, giornalisti, opinionisti, eccetera, diciamo che sono stati anche decisamente più espliciti di te nel manifestare <ride> certi dubbi. Poi, poi non so se è portato bene perché poi dopo, nelle squadre che vanno denigrato in parte, poi ha dato un bel 3-0 a 30. Vabbè, quindi... vabbè, ma adesso diventa interessante, dai. Comunque, a parte tutto, grazie mille, Fefe, per esserci venuto. a trovare Ti rispettiamo e quando. E ricordati vuoi. che sono stato uno dei primi. Eh. È vero, è vero, assolutamente. E guarda assolutamente. dove sei arrivato. E guarda dove è arrivato adesso, ormai. Tu. Inavvicinabile. Va grazie bene. mille, Fefe. A ciao presto. A okay, grazie. Ciao, Luca. Ciao, ciao Francesco. Ciao ciao, 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 ciao. Grazie mille ancora, Fefe, De Giorgi. Luca, siamo arrivati ufficialmente alla fine. Ti chiedo, beh, sì, ovviamente Federica, sì, sì era corretta, ma anche noi per un attimo c'è venuto il dubbio. Ma c'erano le Olimpiadi anche nel 2018, ce le siamo perse, no? No, 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 no eh. eravamo, eravamo a posto. E, no. eh, Stefano mi invece chiede un caro saluto da alloggiare. <ride> No, che poi va a finire che ci si crede anche, che io no, ste... no. Infatti, infatti Stefano le domande esiste. e le risposte. cioè il giorno che arriveranno dei commenti con domande scomode da, dall'utente 1201, magari potreste avere dei dubbi. Stefano, persona... dovrebbe esistere. Non abbiamo ancora visto. Dovrebbe esistere. Ma... Esister. Esister. C'era un altro commento che chiedeva che Ivan porta gente la palla e porta anche i ravioli, porta un sacco di cose. Ivan, ravioli, telefonini, buoni sconto per il caffè, per tutti. ne tutti. abbiamo, ne abbiamo tutti. Luca, è conclusa anche questa settimana, volata: eh, visto che ci 18.000 partite mercoledì, altrettante negli altri giorni. Mercoledì abbiamo osato fare un giorno di festa, abbiamo ricordato anche l'appuntamento: dei puntamenti principali del weekend, non abbiamo detto quelli della femminile. Ma comunque, domani sera almeno la partita in, eh, in diretta su Re Sport dovrebbe essere appunto Megabox Valle Foglie contro Scandicci. E invece eh, la sera su Sky, la domenica. Cuneo contro Bergamo, altro? Eh, non, gioca, non gioca Limoco, quindi questo weekend formalmente non vince perché in realtà questo è anche il weekend incriminato perché oggi si sarebbe dovuto giocare Firenze-Conegliano che poi è la partita che tra anticipi e posticipi mondiali e tutto il resto ha decretato lo stop alla lunga striscia di vittoria di Limoco quindi Radio Conegliano si è spenta qui Esatto. Eh, ma quante vittorie, siamo? quante vittorie siamo? Di, non so se mi sono dimenticato sono 76 non sei già, non sei già ripartito? no no io no, no basta basta. <ride> no, okay. ci pensi no. dai 50 in poi dai diciamo sì, sì, dai 50 in poi iniziamo ah, io direi che a questo punto dobbiamo iniziare a pensare dai 60 in poi sì. giusto grazie a tutti qua. ragazzi come sempre vogliogivolley.com grazie, sì, grazie sì. a tutti è finita qui, a settimana prossima a vacanza per sé no, vacante, o siamo no, ci ci no. per sempre o andiamo avanti. Cioè, di mezzo, giuro no? che tornerò nel mio ufficio e dormirò un po' di più perché con questo mondiale per club si dorme poco. Eh, però ricordiamo anche il sondaggio, anzi, vediamo quanto sta per di chiudere. Abbiamo detto che eh, sì, cioè, vuole, eh, a vedere se come guardare delle partite, siamo 57%, sì, eh, quindi mi aspettavo eh, partecipazione un po' più alta. Sì, come Barisoni ormai, non c'è di più la linea, <ride> Per quello esatto. Va bene ragazzi, that. grazie anche al nostro basso per le grafiche, Umberto Veronesi per la sigla FIFA Bologna di 1909 Ciao a tutti, ci vediamo. Ha buon weekend. Ciao. Ciao. di volley. L'unico programma di pallavolo in Italia. In collaborazione con volleyball.it.